lo conoscevano anche tutti quanti, a Mimmo. E infatti dicevano Mimmo è la Tostello, per conoscerlo meglio, no? Mi dispiace, era un bravissimo ragazzo. Ma lei... Buono, 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 ogni mattina che ci incontravamo qua. Ogni tanto mi chiamava pure per lavorare. Ha sconvolto e turbato l'intera comunità di Tiriolo la decisione di Domenico Chiarella, probabilmente meditata da tempo, di togliersi la vita proprio a pochi passi dal ristorante a cui si era dedicato con passione per anni. Il ristoratore 54enne è stato trovato riverso in una pozza di sangue nel cortile esterno alla sua attività da alcuni abituali frequentatori. Un solo colpo alla tempia per lenire gli assilli economici che lo inchiodavano alle sue responsabilità. L'Autostello, ristorante molto conosciuto nel paese, si aveva da tempo smesso di dare soddisfazioni, trascinando il piccolo imprenditore in una spirale di debiti progressivamente contratti con vari istituti bancari. Proprio in queste ore i carabinieri del comando provinciale di Catanzaro stanno passando al setaccio i conti correnti intestati al 54enne per quantificare l'entità di quel peso diventato tanto insopportabile da condurlo a togliersi la vita. Luana Costa per la CNews 24.